Taylor. Cane da pastore olandese a pelo corto. Il bovaro delle Fiandre, lo Schipperke. Sono il primo, okay. Sì, è il primo raggruppamento e ne tira fuori uno. Vi ricordo che tutta questa manifestazione la potrete vedere su Animal New Treviso. Questa la potete vedere già in diretta, chi vuole. Vi ricordo sempre Animal News di Treviso, vi farà vedere la manifestazione del leone alato. Il giudice dovrà selezionare un soggetto per raggruppamento e quindi avremo 10 soggetti alla fine e tra i 10 usciranno i 3 vincitori. Abbiamo visto il bobtail in movimento, ora è il turno del pastore olandese. Ora il turno del bovaro delle Fiandre. Questa è la selezione per i cani del primo gruppo. Tutti questi cani sono i soggetti che si sono aggiudicati nelle varie esposizioni venete 3 migliori di razza. Il giudice sceglierà un soggetto tra questi.
Allora, stanno per consegnarvi il diploma di partecipazione. Appena vi sarà consegnato il diploma, vi dirò chi è il candidato di questo primo raggruppamento. Si complimenta con tutti i partecipanti. Bene, allora lo rivedremo nel gran finale, perché dai cani da pastore del gruppo 1 è stato scelto dal giudice il signor Biasiolo il cane da pastore olandese a pelo corto, che rivedremo e andiamo con i cani del secondo gruppo, Bovaro del Bernese, Boxer Tigrato, Overwart, Zwerg Pinscher e Zwerg Schnauzer. Vediamo il Bovaro del Bernese in movimento. Thank you.
lo spettacolo che stiamo assistendo non riguarda l'esposizione internazionale di Verona, ma riguarda un trofeo particolare che si chiama Trofeo Leone Alato. animalnews.tv. Il miglior soggetto del secondo raggruppamento è il boxer tigrato. E procediamo con il terzo raggruppamento che riguarda i terrier. Allora abbiamo un Cairn Terrier, no, sì, il Cairn Terrier e un Parson Terrier, quindi due soggetti terrier presenti. Nella lista ne ho 8, ma... E vi spiego perché non ci sono tutti, perché i terrier sono stati ieri giudicati. È arrivato anche il Bull Terrier. Il prossimo riguarderà il quarto raggruppamento dei bassotti, quindi se ci sono i bassotti, ora vediamo il Bull Terrier.
Allora, il migliore dei terrier è il Cairn Terrier. Grazie agli altri due. Il prossimo soggetto è appartenente al quarto gruppo ed è il cane che ha ispirato lo sketch televisivo Ti piace vincere facile? Il Bassotto! Ovviamente si è classificato per il quarto gruppo. Il prossimo vedrà impegnati i soggetti dei cani di tipo Spitz e di tipo Primitivo. Andiamo con l'Akita Americano. Il Siberian Husky, lo Spitz medio arancio, Spitz piccolo arancio, il Siberian Husky. Vediamo lo Spitz medio.
ora vediamo lo Spitz piccolo. Allora, il migliore di questo raggruppamento è il Siberian Nasky. E andiamo con il rappresentante del sesto raggruppamento. Anche questa fa parte dello spot. Ti piace vincere facile? Il Bass Town. Andiamo con i cani del settimo raggruppamento, Wisla o Brac ungherese, Setter Gordon, Setter inglese, Setter irlandese. Thank you.
il migliore di questo raggruppamento è il setter inglese. Del gruppo 8 non c'è nessuno e passiamo quindi al gruppo 9 dei cani da compagnia. E procediamo con i migliori del gruppo 9, sempre per il trofeo alato. Grifoncino belga, Lhasa Apso e Boston Terrier. Questi sono i tre soggetti, come tutti quelli che abbiamo visto, che sulle cinque esposizioni sono risultati i migliori di razza. Boston, il migliore è il grifoncino belga che rivedremo poi nel gran finale.
andiamo con l'ultimo dei raggruppamenti prima del gran finale. Entriamo con l'evriere irlandese, l'Irish Wolfhound, Greyhound, Slughi, piccolo levriere italiano. Quindi abbiamo il più grande e il più piccolo delle 13 razze di levriere. Il più grande è ovviamente il levriere irlandese o Irish Wolfhound, il più piccolino è la levrette o piccolo levriere italiano. Facciamo un bel applauso a questi finalisti, i finalisti del gruppo 10 dei levrieri: Irish Wolfhound, Greyhound, Slughi e Levrette. Allora, finalista sarà il piccolo levriere italiano. E ora facciamo entrare i finalisti. Cane da pastore olandese a pelo corto. Il proprietario del pastore olandese, vincitore del primo raggruppamento. Non c'è. Bene, quindi avete una possibilità in più di vincere. Del secondo raggruppamento si è classificato. Te fa un giro. Cioè, fermo. Eccolo qua. Allora, fa un giro.
cane da pastore olandese a pelo corto, vincitore del raggruppamento dei cani da pastore. Il boxer tigrato, vincitore del secondo raggruppamento. Il vincitore del terzo raggruppamento dei Terrier, il Kern Terrier. Vincitore del quarto raggruppamento dei Bassotti, Bassotto Nano a pelo duro. Vincitore del quinto raggruppamento, il Siberian Husky. Vincitore del sesto raggruppamento, il Basset Hound. Per i cani da caccia da ferma, il setter inglese. Per i cani da compagnia, grifone belga. Per i levrieri, la levretto piccolo levriere italiano. Pastore olandese. Boxer a mantello tigrato. Terrier.
Abbiamo visto il bassotto ed ora è il turno del Siberian Husky. La Bassetown il setter inglese. Ora vedremo il grifoncino belga. E la levretto, piccolo levriere italiano. Canin, sponsor di questa manifestazione, consegna una coccarda a tutti i finalisti.
Allora invitiamo il gentile pubblico a un bel applauso ai 9 finalisti del trofeo del leone alato. E sul podio, al terzo posto, salirà il boxer, terzo classificato. Al secondo posto, il cane che viene adoperato per il traino delle slitte, e quindi il Siberian Husky. Il podio è tre quarti occupato dagli altri due soggetti, quindi è stato scelto un cane piccolino che ci stia al numero uno, ed è stato scelto l'allevretto Piccolo Levriere Italiano.